Abbiamo Laura Minau, che è un po' dietro vita. Lo scioglimento delle articolazioni e lo stretching sono sempre molto importanti, soprattutto all'inizio di un allenamento, per sciogliere le articolazioni principali e preparare il corpo prima dell'allenamento. Sono molto importanti gli esercizi di coordinazione. Per questa dimostrazione presento solamente una minima parte di bambini, solamente il gruppo dei più grandicelli che vanno dagli 8 ai 12 anni. Abbiamo anche un gruppo di bambini più piccoli che va dai 5 agli 8 anni. Queste cadute sono molto importanti per cadere senza farsi male, quindi il bambino inizia ad evitare appunto l'impatto con il suolo facendo la caduta circolare avanti, in questo caso con una spinta. La stessa cosa vale per la caduta circolare indietro. Bravo Loris. Bravo Matteo. Questa tecnica, questo elemento si chiama foglia morta appunto perché durante l'esecuzione si simula il movimento di una foglia. Le arti marziali sono molto adatte ai bambini in quanto nel programma dedicato c'è una parte dedicata appunto all'acrobatica, una parte dedicata alle difese personali, allo studio delle armi, allo studio delle forme, quindi entra anche in gioco la memoria del bambino che si impara a ricordare più facilmente i movimenti in esecuzione. Lo studio dell'energia e lo studio del combattimento agonistico e del combattimento da strada. Questa era una ruota senza mani. Il bambino inizia a portare le difese prima con la respirazione, poi col grido. Bravo Fede, vai Loris, bravissimo, vai, aggiungiamo un ostacolo, andiamo a tre, vai Loris, bravo, vai Fede, grande Fede. Bravo Davide, vai, applausissimo, vai Matte, deciso. Vai, ultima, aggiungiamo l'ultima persona. Una bella rincorsa Fede, eh? Grande Fede! Vai via! Bravo Luca!